Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il video di oggi sarà un makeup tutorial back to school utilizzando prodotti economici. Questo qui è uno dei video più richiesti ultimamente, quindi ho deciso di creare un piccolo tutorial per voi. Cercheremo di mantenere le cose molto veloci e molto semplici perché la mattina non vogliamo perdere tempo per truccarci, vogliamo dormire il più possibile, visto che già dobbiamo tornare a scuola e non lo so, dipende da come è stata la vostra esperienza a scuola. La mia è stata, devo dire, abbastanza positiva, ma non mi svegliavo la mattina col sorriso per andare a scuola. Se siete nuovi qui, mi piacerebbe tantissimo avervi iscritti al mio canale e direi di cominciare. In questo video ho deciso di non utilizzare necessariamente i prodotti più economici che possiedo, ma di utilizzare quelli che secondo il mio parere sono i migliori. Quindi magari invece di costare 7-8 euro costano 10, ma l'effetto per esempio è quello di un correttore che costa anche 20-30 euro. Personalmente, soprattutto i primi giorni, visto che siamo già abbronzate, non andrei a utilizzare il fondotinta. Ma se voi volete utilizzare il fondotinta o piuttosto una BB cream, qualcosa che non sia super costoso, vi consiglierei o questa crema colorata di Essence. Questa è la You Better Work, solo che in questo momento la colorazione è light, quindi non andrebbe a combaciare con il mio corpo. Altrimenti, come alternativa, il mio fondotinta economico preferito è questo qui di L'Oreal, che è l'Infallible, Unfoyable, chiamiamolo come vogliamo, comunque questo qui. Stessa cosa, in questo momento la colorazione è fin troppo chiara per me, quindi non andrebbe bene. In questo tutorial non utilizzerò il fondotinta, ma andrò a utilizzare semplicemente il correttore. Come correttore vado a prendere questo qui, che è sempre di L'Oreal, sempre della linea Infallible, e questo qui era la colorazione 333, che è la più scura che ho al momento, e utilizzerò anche la colorazione 338, che è Honey, per andare a abbronzare un po' il viso e dare un po' di dimensione. In realtà non tanto ad abbronzare quanto a cercare di dare un po' di dimensione. Inizio con la colorazione più chiara. L'avete visto, vero? Vado ad applicarlo solo sulle occhiaie, qui sotto il naso, per andare a coprire eventuali rossori. Io tendo ad essere un po' più rossa sotto il naso, un pochettino sul mento, e poi se volete potete andare ad applicarlo su eventuali imperfezioni. Io qui ho un pochino di macchie per dei brufoletti che mi sono procurata mangiando un sacco di pane e Nutella, ma ne è valsa la pena. Dopodiché vado a prendere la mia Beauty Blender bagnata e vado a sfumare il correttore. Come sempre, questo look potete personalizzarlo, non dovete necessariamente usare questo specifico correttore. Potete scegliere anche di non utilizzare affatto il correttore, potete mettere il fondotinta, insomma, potete personalizzarlo. Comunque, questo è quello che personalmente farei io, soprattutto in quelle mattine in cui ci si deve svegliare presto e vogliamo spendere al massimo 10 minuti, esagerare. E voilà, già così c'è un'enorme differenza. Ora vado a prendere la colorazione più scura, che come vi dicevo è 338, e vado a utilizzarla solo sui lati del viso. Ne uso pochissimo e vado a sfumarlo sempre con la Beauty Blender bagnata. Comunque, io questo trucco lo intendo un po' di più già per le superiori, nel senso che alle medie io personalmente non mi truccavo, forse usavo un po' di matita nera nella rima interna dell'occhio e basta. So che i tempi sono cambiati ormai, ma non lo so, vi consiglierei comunque, se andate ancora alle medie, vi consiglierei comunque di aspettare, di arrivare almeno alle superiori. Mia mamma mi ha sempre insegnato che se fai una cosa troppo presto, poi più avanti ti annoi perché stai, diciamo, saltando delle tappe. Ognuno è libero di fare quello che vuole, ovviamente, finché i genitori sono d'accordo. Mi sembra chiaro. Se fai adesso quello che dovresti fare a 18 anni, cosa farai a 18 anni? Ti annoierai a morte perché saranno passati anni e anni e avrai fatto sempre le stesse cose. Invece così, non lo so, c'è più quella cosa di tappa e crescita e non lo so. Magari è una cosa solo mia. Vado a prendere una cipria senza colore. Questa che c'è qui dentro è la Arsieme No Color Powder. E io l'ho acquistata sul sito di Beauty Bay. So che la Fit Me di Maybelline è molto molto buona, ma io personalmente non la posso usare perché mi causa delle irritazioni. Se non volete andare ad acquistare online, potete andare a provare quella di Maybelline e vedere come funziona per voi. Vado ad applicarla dove ho messo il correttore, principalmente dove ho messo quello più chiaro, e anche al centro della fronte, ma solo perché io tendo a lucidarmi.
in questa zona qui, voglio tenere il tutto mattificato. Vado a metterne uno strato leggerissimo solo per mantenere tutto quanto a posto. Passiamo al blush. Vado a utilizzare questo blush qui di Catrice, che è nella colorazione Glistening Pink. E anche qui vado ad applicarne veramente pochissimo. Se volete utilizzare l'illuminante, quello che vi consiglierei io economico è questo qui di Wet n Wild, che è il Mega Glow Highlighting Powder nella colorazione Precious Petals. E vado ad applicarlo con dei movimenti molto leggeri e delicati. Per quanto riguarda invece le sopracciglia, vado ad utilizzare questo prodotto qui di Astra, che è il Eyebrow Lover Mascara. Ed è un mascara per sopracciglia che va a infoltirli un pochino, visto che vogliamo fare una cosa molto molto veloce. Vado semplicemente a pettinare le sopracciglia. E già così pettinandole vedete che automaticamente si riempiono. E poi vado a prendere questa matita qui di NYX, che è la Fill & Fluff, nella colorazione Espresso. Solo riempio i buchetti, tipo qui vedete che mi manca un pezzo di sopracciglio, quindi vado a disegnarlo. Come mascara vado ad usare questo qui, che è il Lash Sensational di Maybelline. Come rossetto invece vado ad usare questo qui, che è della linea Superstay Ink Crayon di Maybelline. E questo qui nella colorazione Lead the Way. Ho ricevuto tantissime richieste su questi rossetti, come sono, quanto durano, eccetera. E ho notato che inizialmente quando li mettete su sono abbastanza cremosi, si trasferiscono facilmente. Invece una volta che sono asciutti diventano totalmente opachi e restano su un po' di più. Ovviamente è comunque una formula in crema, non è una tinta labbra, non è un rossetto liquido, quindi magari non durano tutto il giorno, ma comunque durano abbastanza per essere in versione cremosa. E dietro hanno anche il temperino, se vi può interessare. E vado ad applicarlo. Comunque, questo qui look completamente finito, direi che in media ci metterei 8-10 minuti al massimo. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi possa essere stato d'aiuto, vi possa essere stato utile. Se è così, non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Vi auguro un fantastico anno scolastico oppure un ottimo rientro al lavoro. Grazie infinite per la compagnia, spero tanto di vedervi anche nel prossimo video. Ciao!